Di nuovo il più cordiale ben interconnessi, sia per chi ci ascolterà e ci sta ascoltando in diretta, le due piattaforme di Spreaker, Spreaker con la K si scrive, sono Stapp Radio di Stefano Tini, come stappare, Stapp Radio, si torna al passato, si trasmette al presente, Stapp Radio di Stefano Tini, RDA, Roberto De Angelis sincopato praticamente, RDA Radio 1, Roberto De Angelis con la doppia S. Ci sono anche i nostri canali di Facebook, se volete chiederci amicizia, noi siamo a vostra disposizione. Il collegamento stavolta in ritardo e me ne scuso, è col direttore della testata di Questa è la Roma è questa, Luigi Basculli, che oggi non si trova in quel di Puglia, perché io pensavo mi racconterà del mare pugliese, dell'olio pugliese. Dice: mi trovo a Roma, l'ho trovata veramente sporca. Luigi, buon pomeriggio. Ciao Roberto, bentrovati a tutti i nostri radio web ascoltatori. Purtroppo sì, confermo quello che tu hai detto, purtroppo ho trovato una città molto molto più sporca rispetto all'ultima volta e la conferma del traffico, del solito traffico, anche se poi ieri era una giornata molto particolare per via degli scioperi, però insomma la mia Roma purtroppo a livello di pulizia, a livello di traffico è decisamente peggiorata rispetto a qualche tempo fa. E quindi questo nuovo che doveva avanzare momentaneamente in un anno ha fatto molto poco, forse un po' non per colpa loro, per carità, ma un'altra parte è anche responsabilità della loro immobilità e delle loro sterili lite interne tra gruppi rivali, penso. Non lo so, ho questa sensazione io. Beh, a giudicare da quelli che sono i fatti, non posso che confermare quello che tu stai dicendo, Roberto. Purtroppo, vivendo lontano dalla capitale, rientrando magari una volta ogni tot mesi, si nota ancora di più lo scarto evidente rispetto al passato. E purtroppo, invece di fare un passo avanti, siamo Certo, decisamente regrediti. noi che ci abitiamo tutti i giorni, magari ci passiamo leggermente di più sopra, ma poi fino a un certo punto, attenzione, fino a un certo punto, perché insomma la realtà sta sotto gli occhi di tutti, caro Luigi. Dispiace dirle queste cose perché io volevo che tu magari avessi potuto ritrovare una città migliorata, ma non perché ci sia una parte politica magari contraria ai nostri pensieri, perché con la concretezza dei fatti si dimostra la validità delle persone. Cioè, onestà, onestà, per carità, siamo tutti d'accordo col sindaco Raggi. Poi i fatti però, fai qualcosa, provvedi a qualcosa. Tra 2 anni saremo europei, ci avremo gli inceneritori, ma nel frattempo moriamo nella immondizia. E poi, oltre un servizio carente, ci sono gruppi di nomadi e di rovistatori non autorizzati che quando ti tirano fuori tutto dal cassonetto per prendersi qualcosa e te lo lasciano lì per terra, e quelli che passano a raccogliere l'immondizia dai cassonetti non raccolgono quella che sta per terra, ci deve passare un'altra squadra. Quindi dispendio di energie e dispendio di soldi, no? Assolutamente, ma ne ho testimonianza un po' in tutti i quartieri di Roma. Ho molti amici che vivono tra Tuscolana e Anagnina e insomma lamentano gli stessi problemi che tu stavi sottolineando. Io stesso, l'altro ieri arrivando a Roma, ho visto proprio nei cassonetti qui sotto casa che c'erano dei nomadi che rovistavano lasciando poi vestiti o cibo al di fuori dei cassonetti stessi. Quindi la situazione è decisamente peggiorata, non che prima insomma questi problemi non ci fossero, ma li ho trovati sicuramente ingigantiti rispetto al passato. Oh, Luigi, in 40 secondi, perché poi dobbiamo passare qui, dobbiamo parlare della Roma Calcio, però un insert sulla nostra città. Giù in Puglia, dove vivi te, la situazione rifiuti è migliore, peggiore, uguale, com'è? Guarda Roberto, a Martina Franca da circa un paio di mesi a questa parte hanno iniziato una raccolta differenziata porta a porta, decisamente più fattibile rispetto a Roma, proprio perché parliamo di una città di 50.000 abitanti, che insomma sono niente rispetto a quello che è Roma. L'organizzazione è molto buona, la raccolta funziona molto bene, i rifiuti possono essere buttati praticamente quasi tutti i giorni, sicuramente. Non può essere fatto un paragone perfetto con la città di Roma proprio perché parliamo di due città di dimensioni completamente differenti, però devo ammettere che rispetto a Roma c'è un'organizzazione decisamente migliore, la situazione dei rifiuti è ottima.
La situazione dei rifiuti è ottima, ecco, queste sono due contrapposizioni della nostra Italia. La direttrice di programmazione mi dice che è molto facile governare di più a Martina Franca che a Roma, questo tanto di cappello, è chiaro, c'è un dislivello tra una piccola città di provincia e la metropoli, però proprio perché hai preso in mano la metropoli, hai 740.000 voti dietro la tua schiena, allora fai una cosa, o ti adegui alla logica dei 5 Stelle, allora fin dall'inizio non metti gente che non c'entrava nulla, oppure ti fai forte dei tuoi 740.000 voti e cominci a dire: guarda, Grillo, comando io, nel senso governo io, adesso decido io, un po' come ha fatto Pizzarotti a Parma. Però sono cose che dobbiamo fermarci perché ne parlerei molto ben volentieri con te, di questi argomenti. Però abbiamo la Roma che incombe. Allora, domenica sera posticipo Roma-Juventus. Dobbiamo temere questa Juventus che i fatti ci dimostrano che è leggermente cotta, leggermente, mica tanto, e che se viene aggredita all'inizio rimane intontita come un pugile che prende i primi colpi, oppure dobbiamo fare attesa perché questi se no ci tritano veramente col tritacarne, soprattutto in attacco non avremo Dzeko, dobbiamo reinventarci Perotti falso 9, te pensa se col falso 9 di Perotti magari poi vinciamo 4-1, sai che risate dedicato a mister Ovia Luciano Spalletti che più dell'attore teatrale momentaneamente non sta facendo. Prego. Stiamo parlando della Juventus, che è una squadra che sta facendo, oltre che un campionato, anche una Champions e una Coppa Italia con i fiocchi. Una squadra che merita grandissimo rispetto e soprattutto grande considerazione proprio in virtù del fatto che ha una mentalità decisamente superiore rispetto a quella della Roma. La Juventus è una squadra da temere assolutamente, soprattutto perché, sottolineiamolo Roberto, pareggiando a Roma vincerebbero matematicamente lo scudetto e potrebbero tranquillamente concentrarsi poi sulla partita di Coppa Italia con la Lazio di mercoledì e sulla finale di Champions che hanno raggiunto eliminando il Porto. Che dire, la Roma non ci arriva benissimo, soprattutto a livello psicologico, a questa partita, proprio perché si trova il Napoli solamente ad un punto in classifica, dopo insomma averne avuti anche molti di più di vantaggio. E soprattutto il Napoli giocherà alle ore 15 a Torino contro un Torino che sì, metterà in campo l'anima, ma non ha grandissimi obiettivi di classifica. E quindi è probabile che il Napoli alle ore 17 sarà davanti alla Roma in classifica. E questo vuol dire che poi bisognerà fare una partita importantissima contro la Juventus, soprattutto se il Napoli dovesse vincere. E non sarà facile vincerla questa partita proprio perché i bianconeri, pur facendo, diciamo, un certo tipo di turnover, arriveranno all'appuntamento con la Vediamo un Roma attimo, galvanizzati allora, vediamo un con un attimo, pareggio. esatto, di capire le cose. Allora, noi sappiamo che domenica 14 alle 20:45 ci sarà Roma-Juventus, giusto? La Juventus poi avrà la finale di Coppa Italia contro la Lazio. 3 giorni dopo. 3 giorni dopo, bravo. Allora, da domenica a mercoledì sono 72 ore. Io se fossi Allegri, chiaramente farei un turnover, non dico ampio, ma di 3-4 giocatori. Qua invece mi si dice, dalle probabili ipotetiche formazioni, che Allegri toccherebbe soltanto il centro della difesa facendo riposare Chiellini e schierando Benatia. Beh, questo a casa mia non è turnover, anche perché poi, vabbè, poi giocherà Rincon dal primo minuto e Marchisio riposerà, Barzagli riposerà, Sturaro andrà in panchina, ma Sturaro non è un titolare. Quello che fa notizia è che Chiellini e Dani Alves si accomoderanno in panchina insieme con Marchisio. Però se io devo affrontare la Lazio 3 giorni dopo, lo mantengo questo impegno così forte perché non è che Roma e Lazio te la mandano a dire, nel senso che non sono telefonate queste partite, tu devi conquistare sul campo e poi il dispendio di forze e di energie, la finale poi di Coppa dei Campioni, è chiaro che ce l'hai dopo un po'.
Però, insomma, gli uomini sono quelli. Siamo arrivati alla fine del campionato. Chiaramente la preparazione atletica è migliore quella della Juventus. Non puoi utilizzare neanche Rugani, che ce n'avrà ancora per 20 giorni, che tira ancora per 5 giorni. Forse lo utilizzerai all'ultima partita di campionato. Ma la realtà è questa. Che ne pensi? Sì, è una considerazione decisamente giusta quello che hai fatto. Chiaramente la Juventus potrà permettersi un certo tipo di turnover solamente in difesa, anche perché a centrocampo e soprattutto in attacco le alternative non sono poi molte. Credo che Allegri comunque farà un turnover decisamente ragionato, anche perché, come sottolineavi tu, 72 ore dopo ha una finale di Coppa Italia e vincerla vorrebbe dire cominciare a mettere quasi il secondo tassello sul triplete, perché onestamente il campionato È finito, il campionato è è finito. della Juventus, insomma, è inutile negarlo. Però anche quelle le ipotetiche riserve della Juventus, che possono essere i vari Lichtsteiner, Uwasamoah o gli stessi Barzagli, Benatia, Marchisio, rappresentano dei fiorfiori di giocatori. Questo vuol dire che comunque sia per la Roma battere la Juventus, pur giocando allo Stadio Olimpico, non sarà un'impresa facilissima, e di conseguenza non sarà facilissimo arrivare a quello che era l'obiettivo minimo stagionale, che è il secondo posto, proprio perché il Napoli sta spingendo molto. La Roma in questo momento ha 78 punti in classifica. Ipoteticamente, facendone, diciamo, 7, quindi pareggiando con la Juventus e vincendo le ultime due partite con Chievo e Genoa, potrebbe arrivare a 85 punti. E pur facendo 85 punti, questo potrebbe voler dire non arrivare secondi. Ecco, Sottolineiamo che bravo, c'è bravo. una spaccatura evidente all'interno di questo campionato, quindi le prime che viaggiano a livelli molto alti, con punteggi impossibili da raggiungere in altre stagioni, e le squadre che sono a centro classifica, soprattutto nei bassi fondi, che hanno fatto molti meno punti del previsto. Probabilmente, tornando sempre al solito discorso che abbiamo affrontato più volte, sarebbe più logico tornare a un campionato a 18 squadre, e per livellare meglio, insomma, la qualità delle squadre del campionato, e soprattutto per avere quattro partite in meno che nell'arco di una stagione sono importantissime. È vero. Oh, Roma adesso primo impatto su Roma Juventus, ma la Roma al suo interno è un romanzo senza fine, è una telenovela che altro che beautiful, cioè mettiamoci due sponsor dentro di pubblicità, avremmo fatto la telenovela della vita. Allora, punto primo, le dichiarazioni di Spalletti: se tornassi indietro non tornerei più a Roma. Io ritengo modestamente da profano che anche se tu lo pensassi dentro di te, io me lo terrei per me questo pensiero, perché nessuno ti è venuto a prendere col fucile puntato sulla fronte per farti tornare. Se tu pensavi di tornare per costruire qualcosa di positivo, benvenuto. Se tu sei tornato solo per risarcirti dei danni subiti 7 anni fa quando te ne sei dovuto andare, guarda caso dopo un Roma-Juventus, e tutti hanno capito che avevi la squadra contro con De Rossi e Totti in testa, e che sei tornato a fare, lo sapevi che l'ambiente era questo. Allora tanto valeva provare un allenatore con un nuovo progetto, no che dopo un anno e mezzo io devo ricominciare da capo. Sì, chiaramente. Allora, io voglio scindere due discorsi, quello di Spalletti allenatore e quello di Spalletti umanamente parlando. Come allenatore, diciamo, nulla da eccepire, proprio perché da quando è arrivato lui, quindi a gennaio dello scorso anno, in 14-15 mesi questa squadra ha avuto una crescita esponenziale. Ricordiamo che quando arrivò Spalletti lo scorso anno eravamo settimi in classifica. Ha rimesso insieme i coach di una squadra, ma allo stesso tempo negli ultimi 2 mesi ha sbagliato qualcosa, soprattutto a livello umano, staccandosi dalla realtà di Roma all'improvviso, quando ha capito che c'erano certe situazioni che non gli andavano più a genio. Naturalmente, la prima di queste situazioni era la gestione di Totti. Insomma, non, è inutile negarlo che Spalletti, da quando è tornato, ha sofferto tremendamente, soprattutto a livello di stampa e mediatico, il confronto con Francesco Totti. Chiaramente ha fatto le giuste valutazioni dal punto di vista tecnico, magari schierandolo in campo quando lo reputava più opportuno, però non ha avuto probabilmente una giusta considerazione a livello umano del calciatore Totti. Detto questo, comunque sia, bisogna finire la stagione in modo degno, anche perché credo che tutte queste situazioni degli ultimi 2 mesi abbiano influito pesantemente ed in negativo
su quelli che poi sono stati i risultati della Roma. Non avremo mai la controprova, magari in un ambiente sereno questa squadra avrebbe fatto molto meglio, magari sarebbe arrivata in finale di Coppa Italia, avrebbe avuto qualche punto in più in campionato e magari a saperlo questa squadra avrebbe potuto anche dare filo da torcere alla Juventus in maniera più degna. Beh, anche perché avevamo una formazione, con tutto rispetto per le altre, che non era seconda a nessuno, e secondo me come centrocampo eravamo più articolati rispetto a loro, solo che loro hanno una situazione psicologica migliore, hanno una convinzione personale migliore. Certo, sono anche giocatori di alto rango, perché se no non vai da nessuna parte. Mi ricordo Zeman, Pivotto e Servidei, buoni come Virkovud e quell'altro, insomma, lascia stare, queste sono assurdità che ogni tanto si dicono pur di fare baldoria, di far parlare di sé, no? Però allora hanno giocatori di qualità, ma anche inquadrati mentalmente sotto un giusto profilo. Qui invece, ragazzi, tranquilli, batteremo Juventus e Lazio, batteremo là, batteremo sotto. Poi sei uscito dalla Coppa UEFA, sei uscito proprio con la Lazio, che con mezzi molto più modesti ti ha dimostrato che le partite si possono impostare anche differentemente. Verissimo, ma soprattutto va sottolineato come la Juventus negli ultimi due mesi ha avuto tantissimi impegni fra Champions, campionato e Coppa Italia, e soprattutto nelle ultime 9 partite di campionato la Juventus ne ha pareggiate 4 contro Udinese, Napoli, Atalanta e Torino. Questa è testimonianza che anche all'interno del gruppo della Juventus la stanchezza si è fatta sentire. Guardando la classifica, in questo momento la Roma si trova a 7 punti dalla Juventus. Se anche avesse avuto la forza di battere l'Atalanta all'Olimpico, saremmo stati a 5 punti dai bianconeri, con uno scontro diretto ancora da giocare. Quindi alla fine sono i dettagli che fanno la differenza in una stagione. La Roma purtroppo negli ultimi due mesi ha un po' mollato la presa, è venuta a mancare quella fame che invece ha sempre contraddistinto la Juventus, e a lungo andare si paga dazio. Ma soprattutto in questo momento, senza guardare troppo alla Juventus, bisogna tenere presente che abbiamo un solo punto di vantaggio su un Napoli che in questo momento, da un punto di vista fisico e mentale, è straripante. Beh, sta meglio di noi, penso, o mi sbaglio? Sì. Scusami Roberto, non ho capito l'ultima domanda. Dicevo, sta meglio di noi sotto un profilo di forma fisica e anche psichica. Sì, assolutamente. Infatti per la Roma sarà difficile arrivare al secondo posto, proprio perché credo che il Napoli farà 9 punti nelle prossime 3 partite. Considerando il calendario, loro hanno da affrontare Torino, Sampdoria e Fiorentina, che sono 3 squadre buone ma che al momento non hanno nulla da dire al campionato, mentre la Roma comunque sì, va bene che deve incontrare il Chievo e l'ultima giornata del Genoa, che comunque non è ancora salvo, ma ha questo impegno con la Juventus che non voglio dire che sia proibitivo, ma è assolutamente impegnativo. Soprattutto perché la Juventus non ha vinto domenica contro il Torino, e quindi le serve questo punto a Roma per poter conquistare il suo 6° scudetto consecutivo. La Roma potrebbe assalire calcisticamente parlando nei primi minuti la Juventus. La mia paura è quella che la Roma non riesce a tenere atleticamente poi 95 minuti. Perché il Monaco ti ha dimostrato che all'inizio un palo, 2 gol sfiorati, forse la partita sarebbe cambiata, forse no. Poi chiaramente l'esperienza degli juventini e la difesa con la brodo dei francesi ha fatto la differenza. La Roma, se assalisse calcisticamente la Juventus dai primi minuti, potrebbe far sua quel risultato? Potrebbe però pagar dazio nell'arco della partita, proprio perché il problema principale di questa squadra è che con le assenze di Florenzi, Strootman per squalifica e Dzeko, che avrà per una decina di giorni, manca di vere alternative in panchina, quindi l'undici che scenderà in campo sarà anche un undici importante, però tra le riserve non ci sono calciatori che possono cambiare la partita in corso e che possono comunque dare qualcosa in più a livello tecnico. Quindi sì, magari la Roma, lo spartito tattico più o meno sarà quello, la Roma partirà a sprombattuto cercando di trovare la rete del vantaggio, però poi bisognerà gestire al meglio la partita nei 90 minuti, perché sappiamo benissimo che la Juventus in fretta è maestra, e poi soprattutto davanti a due fenomeni come Higuaín e Dybala che possono punirti in qualsiasi momento, quindi organizzazione difensiva
però allo stesso tempo grande pressing e soprattutto concentrazione nella fase offensiva per cercare quel gol che sblocchi la partita. Magari, insomma, sappiamo benissimo che è difficile poi fare almeno due gol alla Juventus, però certo. Vincere 1-0 metteremo tutti la firma ad oggi. Roma-Genova sarà la partita d'addio di Francesco Totti, secondo te? Bella domanda. Beh, era chiaro che te la dovessi fare, eh? Sì. Io non credo. Non credo che Francesco Totti al momento abbia voglia di smettere. Nella testa si sente ancora calciatore, nelle dichiarazioni ha sempre lasciato intendere che vorrebbe continuare. Infatti sono stati tutti i dirigenti della Roma e tutti quelli che sono intorno all'ambiente Roma ad aver sottolineato come sarà l'unica partita di Francesco Totti, ma non lo ha mai detto il diretto interessato. Io credo che da qui al 28 maggio, cioè l'ultima giornata di campionato, potrebbero esserci delle sorprese. Non credo che Francesco Totti continuerà a fare il calciatore per la S Roma, ma sono convinto che Totti possa ancora continuare per un anno a fare il calciatore, magari all'estero o in qualche squadra anche vicino Roma, ad esempio il Frosinone, se dovesse salire in Serie A. Potrebbe essere un'ipotesi concreta. Potrebbe essere un'ipotesi concreta. Daniele De Rossi sembrerebbe 2 settimane, aveva detto ad Adani di Sky che non era sicuro di rimanere a Roma, però oggi ha tentato di smorzare la situazione dicendo non era ancora arrivato Monchi, o Monchi, e Monchi lo chiamiamo così, il nuovo direttore sportivo, per cui adesso ci stiamo avvicinando, forse il biennale me lo danno, rimango a Roma. Va via anche De Rossi oppure è una situazione che fa comodo a giornali e a tabloid per riempire le colonne o per riempire ore di radio in modulazione di frequenza? Sì, penso molto più alla seconda ipotesi, nel senso che Daniele De Rossi sicuramente riceverà un biennale da parte della società giallorossa. Chiaramente non c'è fretta di rinnovare un contratto anche se in scadenza. Proprio perché magari le parti sono in parola. Lo stesso De Rossi ha avuto comunque un incontro con Moci in cui gli è stato garantito un biennale, e quindi credo che per la questione De Rossi non debbano esserci problemi, e Capitan Futuro vestirà ancora per 2 anni la casacca giallorossa. Vestirà ancora la casacca giallorossa. Poi io spero che la condizione fisica possa assistere Daniele De Rossi, perché un centrocampista di questa portata è difficile da ritrovare, è difficile da reperire sul mercato. Paredes è la lontana ombra di De Rossi, hanno tentato di metterlo accanto, ma insomma c'è un abisso, e sia io che te che tante altre persone che ci stanno ascoltando penso che ne siamo veramente consapevoli, no? Sì. Insomma, calcisticamente parlando, e l'ho sottolineato più volte, Paredes non risponde all'ideale di centrocampista centrale che sogno per la mia squadra. È sicuramente un buon calciatore, ma quando il livello sale, cioè da giocare partite importanti sia a livello tecnico che agonistico, Paredes tende a scomparire. Quindi per quello che un giorno sarà il sostituto naturale di Daniele De Rossi, mi auguro che Monchi riesca a individuare un calciatore decisamente più pronto e, diciamolo, anche più forte rispetto a quello che possa essere Paredes. Speriamo che sia così. Sabatini all'Inter vuol dire Szczęsny all'Inter, vuol dire Nainggolan all'Inter, Manolas all'Inter? Guarda Roberto, io negli ultimi mesi di mercato ho sentito di mezza rosa della Roma accostata all'Inter, quindi penso che queste siano più che altro voci e rumors di mercato. Fantacalcio in pieno praticamente, no? Magari qualcosa di vero c'è, qualche contatto fra insomma i dirigenti dell'Inter e l'entourage di alcuni calciatori. Parliamoci chiaro, di Manolas manca solo la ufficialità, lo sappiamo tutti, e il rendimento scarso di questo difensore greco ne è testimonianza aperta, perché ha paura di farsi male. Cioè, vediamo in faccia la realtà. Poi magari non andrà all'Inter, andrà al Chelsea, ma lo stesso ragionamento, perché questo giocatore a un certo punto ha cominciato a risparmiare le sue forze e le sue energie, e le gambe non le mette più come le metteva prima. E quindi io rimango perplesso, perché se tu sei un professionista, caspita, dovresti mantenerlo. Ricordo ai tempi che tu forse eri bambino, io ero un po' più grande di te, c'era un certo Liam Brady che giocava con la Juventus, ci ha giocato tanti anni,
Già si sapeva, quasi a livello ufficiale, che sarebbe passato alla Sampdoria l'anno dopo. Bene, Juventus-Sampdoria di fine campionato, calcio di rigore per la Juventus e l'ha tirato Liam Brady. Tutti a pensare che l'avrebbe tirato fuori e invece ha segnato un bellissimo calcio di rigore per dimostrarti la serietà professionale di certe persone. Allora, io spero che Manolas abbia solo avuto un calo fisico, perché se invece ha risparmiato le gambe per andare all'Inter, beh, se permetti, io non lo accetto. Guarda Roberto, sicuramente Manolas verrà ceduto al termine di questa stagione, uno di quei due o tre calciatori assieme magari a Paredes, Al-Sharawi o Perotti e Bruno Peres che possono entrare nell'otto delle cessioni più o meno importanti. È giusto quello che hai sottolineato e lo approvo proprio perché il Manolas visto nei primi 2 anni è un calciatore completamente differente rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi 4-5 mesi, svogliato, poco determinato. Entrava in campo in un modo decisamente non consono a quello che la partita richiedeva. Non ha dimostrato di essere professionista al 100%, però tant'è, insomma, oramai mancano solamente 3 partite al termine di questo campionato e spero che almeno in questo momento possa essere fatto, il massimo da ciascun calciatore che scenderà in campo. E poi al termine della stagione, insomma, verranno tirate le somme e verranno fatte delle cessioni anche in base a quelle che saranno le offerte, perché insomma ci saranno per i determinati calciatori. Oh, è tutto, poi è da vedere come andrà e che cosa accadrà. Noi speriamo di mantenere questo benedetto secondo posto perché, per quello che si è visto nel corso del campionato, spetta più alla Roma che al Napoli. Però alla fine vince chi ha più mordente, chi ha più grinta. Adesso il Napoli ha ritrovato il bandolo della matassa. Giova dirlo, anche se a uno spiace, è più squadra della Roma. Della Roma attuale parlo, O no, o io ho una sensazione utopistica. No, 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 il Napoli è decisamente molto più squadra della Roma. In questa stagione la Roma ha dimostrato molto meno rispetto a quella scorsa di essere una vera squadra, soprattutto perché i calciatori hanno percepito un certo distacco da parte di Spalletti stesso e quindi non voglio dire che mentalmente abbiano mollato, ma quantomeno hanno un po' allentato la presa. Da febbraio in poi, dopo che la Roma ha cominciato ad aumentare il suo divario dalla Juventus, abbiamo assistito a tutta una serie di partite scandalose della squadra giallorossa, e siamo stati salvati solamente dalla modestia degli avversari. Abbiamo vinto partite contro Empoli, contro Palermo, contro Sì. Sassuolo, solamente perché. Ma anche la vittoria col Milan, perché sto Milan non è proprio niente, eh. Sì, però la vittoria col Milan rispetto alle altre ha dimostrato almeno che la Roma ha messo in campo un po' di orgoglio rispetto alle precedenti partite. Sai, si veniva comunque da una situazione difficile in cui si era perso il secondo derby stagionale e quindi c'è stata un minimo una reazione d'orgoglio da parte della squadra che non dico che sia una grossa soddisfazione per noi tifosi, ma ci ha permesso comunque di mantenere per un'altra giornata questo secondo posto che è vitale. Perché Roberto, permettimi di dire che Sì. alla fine se la Roma non dovesse arrivare seconda, ci sarebbe un danno a livello economico importantissimo, stimabile intorno ai 35-40 milioni di Come no, euro. come no, come Questo no. vorrebbe dire dover cedere anche un altro pezzo pregiato che possa essere un Rudiger o un Nainggolan o un qualsiasi altro calciatore Senti, presente all'interno della Rosa. si sta parlando molto dell'arrivo del signor Icardi dall'Inter. Ti faccio quest'ultima domanda, poi devo correre perché i tempi sono tiranni. Noi abbiamo cominciato in netto ritardo, per cui devo riuscire a convogliare tutto. Ma Icardi dall'Inter alla Roma, se viene a fare l'imperatore che sta facendo a Milano, insomma, ne perdiamo uno, ne prendiamo un altro. Cioè, non va bene. Servono uomini che facciano squadra, non suonatori singoli eccezionali che poi, se non si collegano con il resto della squadra, rimangono lì tanto a fare la bella figurina, no? Vero, vero. Icardi è un grandissimo calciatore in campo, insomma, lo abbiamo visto negli ultimi anni, un bomber di razza, però poi non è un vero uomo squadra, lo abbiamo notato anche nella gestione della situazione Pioli, è stato il primo a scaricare l'allenatore a parole e quindi di conseguenza anche il resto della squadra
sia adeguata, e l'Inter nelle ultime giornate si è sfaldata, probabilmente anche in considerazione di quelle che sono state le parole gravi dette dai Carli in quel momento. Come no, come no, anche perché a Pioli, guarda, per assurdo dobbiamo riconoscere un atto di coraggio di quelli numero uno, perché ha capito che ormai la squadra non ce l'aveva più come timoniere, che ha fatto l'unica cosa per cui l'avrebbero cacciato subito: togliere Icardi dalla formazione titolare e mandarlo in panchina. E da qui ti spieghi pure perché non gioca il signor Barbosa, il Gabigol preso a 30-40 milioni d'euro, no? Cioè, questi giocatori alla fine, seppur di validità eccezionale, cominciano a essere deleteri per l'egemonia e l'economia di una squadra, no? Davvero, è vero, ci sono alcuni calciatori che, pur essendo fortissimi in campo, tolgono molto fuori dal campo, soprattutto a livello di serenità, di organizzazione del gruppo, e questo poi fa tanto, perché ricordiamolo che il calcio è comunque uno sport di gruppo. Se non c'è serenità e armonia all'interno di un gruppo, i risultati non arrivano. Questo in qualsiasi luogo di lavoro e anche nel gioco del calcio, perché se una squadra deve andare avanti non deve avere l'attore protagonista che snobba gli altri compagni. È fondamentale. Noi ci lasciamo col più caloroso Forza Roma, dai Roma, Luigi Pasculli. Allora, poi con calma usciranno gli insert su Stappa Radio di Stefano Tini, su Facebook e via discorrendo. Cercheremo di capire cosa è cambiato in certi parametri informatici, non so se saremo all'altezza, però ci proviamo, ci sentiamo la prossima settimana, anche perché ormai si va a stringere. Adesso affrontiamo la Juventus, poi domenica prossima un'altra squadra, poi alla fine chiuderemo con Roma-Genova. E poi ci saranno queste cartoline giallorosse, dove ci potremo sbizzarrire un po' a vedere quello che sarà. Mi dicono che Emery all'89% sarà il nuovo allenatore della Roma, soprattutto se il Monaco con un pareggio conquisterà lo scudetto del campionato di Francia. Lo Sheik Arab ha detto va via Emery perché ne prendiamo un altro, e quindi Emery è libero di venire a raggiungere il suo amico Monchi. E se così fosse, vuol dire che Emery e Monchi hanno già deciso il piano futuro di questa squadra per il prossimo campionato, no? Ci sono stati contatti fra Monchi ed Emery, ricordiamolo, insomma, hanno vinto assieme al Siviglia un paio di anni fa, quindi si conoscono bene, hanno lavorato insieme molto bene. Chiaramente è un allenatore di grande valore, ha vinto comunque un campionato col Paris Saint Germain, è andato fuori in maniera un po' strana, insomma, dalla Champions in questa stagione, però è un allenatore sicuramente valido nel caso in cui dovesse andare via Spalletti. Vabbè, perché hai qualche dubbio? Mercato, però è un'indiscrezione che possiamo sicuramente dare, il fatto che ci siano stati dei contatti sì. tra i due. Dico, Pasculli, ma lei ha qualche dubbio che Spalletti rimanga? Cioè, nel senso, ormai è sicuro al 99,99% che non sarà più l'allenatore della Roma, no? Perché sì. Se io, proprietà, accetto una dichiarazione del genere, tornassi indietro, non verrei più a allenare la Roma, per me stai fuori la sera stessa. Cioè, e prima o via o me ne vado o non me ne vado, o via o via o via o via, perché era quasi sicuro che andasse alla Juventus, così si raccontava in giro, chiaramente. E adesso, se tornassi indietro, non verrei a Roma. Ma chi ti ci vuole a sto punto? Basta, grazie di tutto, perché in un anno e mezzo ci hai fatto risognare in un certo momento, ma adesso giriamo pagina, andiamo avanti. Cioè, non possiamo vivere di rimpianti sempre con Totti, Spalletti, Spalletti, quello, quello, quell'altro. Andiamo avanti. La Juventus, ma come? Cede all'epoca, cedette Zidane con tutte le critiche addosso di tutto il mondo calcistico, con la nuova squadra, grazie ai soldi presi da Zidane, rivinse lo scudetto. È sotto gli occhi di tutti. Cioè, questa mentalità fredda qui a Roma non c'è, non esiste. Io spero che possa venire ogni tanto, perché farebbe bene, no? A Roma ci si attacca troppo a certi personaggi, anche se poi hanno fatto molto bene all'interno dell'ambiente. Ricordiamo che nella Juventus hanno fatto grandi cose, i vari Baggio, Zidane e Del Piero, che però sono stati ceduti o messi alla porta nel momento in cui non rientravano più all'interno del progetto tecnico. Certo. Probabilmente a Roma manca un po' di quella sana mentalità vincente e ci si attacca un po' troppo ai sentimentalismi. È vero, concordo. Luigi, un grandissimo abbraccio, buon ritorno, chiaramente... giù in Puglia, e la speranza che la prossima volta che torni possa tu ritrovare
la tua città che hai nel cuore, Roma, leggermente, non dico tanto, ma leggermente più pulita e più ordinata, perché così si va verso lo scatafascio più totale. Se poi i fatti mi daranno torto, sarò io il primo a dire: ho sparato un sacco di fesserie il giorno del 12 maggio dell'anno di grazia 2017 e i fatti mi daranno torto. Se mi daranno ragione, nemmeno festeggerò, perché significherà che questa città è diventata qualcosa ancora di più negativo rispetto al passato. Grazie Luigi Pasculli, buon fine settimana. Ciao Roberto, buon fine settimana a te e a tutti i nostri radio web ascoltatori e sempre e ancora di più Forza Roma, soprattutto per questo Sempre, impegno difficile. sempre, sempre, sempre. Forza Roma. Ciao Luigi, Ciao grazie. Ciao, ciao, Roberto. ciao. Ringraziamento così a Luigi Pasculli. Noi ci risentiamo tra un po' con il prossimo collegamento. Rimanete con noi, come dico io, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio. Grazie.